Orizzonte sulla terra piana. Il mio sincero saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. Comunico che, per chi desidera approfondire la tematica di questo video, a disposizione avete due fantastiche playlist. Curvatura ed Orizzonte con oltre 250 video da consultare e Prospettiva perché non vedo fino in America con oltre 50 video. Ho tradotto le didascalie di un vecchio video di Rory Cooper. L'originale non si trova più online, anche se altri l'hanno ricaricato. E non dimenticate di sostenere il canale anche con il valore di una buona tazzina di caffè e o regalarvi il secolare nuovo ordine del male o il risveglio. Link in descrizione. La linea dell'orizzonte alla tua sinistra e alla tua destra è sempre piana e sempre all'altezza dei tuoi occhi. Non importa se sei alto o basso, è sempre a livello dei tuoi occhi. E quando vai a farti una nuotata al mare, è sempre a livello dei tuoi occhi. O un viaggio su una mongolfiera. Questo può succedere solo se l'orizzonte è completamente piano. Puoi vedere che è piano dalla tua sinistra alla tua destra. Quindi adesso come può essere che metà della stessa distanza sulla tua sinistra e la tua destra possa curvare? Queste tre imbarcazioni sono tutte alla stessa distanza da te, ma quella in fronte a te immagini che scenda dietro l'orizzonte. Se la terra fosse una palla, tutte le imbarcazioni si inclinerebbero all'indietro lontane da te. Non vedi la curvatura della terra nelle nuvole, ma immagini che l'acqua lo fa. Ma sai che entrambe sono parallele l'una con l'altra. Ma dici che l'acqua è curva. Ma le nuvole vanno in linea retta? E se l'orizzonte è piano da destra a sinistra, deve essere piano davanti e dietro di te. E le nuvole sono piane in basso, parallele con la linea dell'orizzonte. Com'è che quando sei su un'imbarcazione vedi la massa di terra a livello con l'oceano? Ma adesso dici che una persona sulla terraferma che guarda verso di te ti vedrà sotto l'orizzonte, ma l'orizzonte lo vedrà sempre allo stesso posto. Quando l'orizzonte è sul punto di fuga non puoi vedere niente dietro l'orizzonte. E se la terra fosse una palla con più in alto vai, è impossibile che la linea dell'orizzonte rimanga a livello dei tuoi occhi. E se fai una nuotata l'orizzonte dovrebbe essere più alto del livello dei tuoi occhi. Com'è che da qui puoi vedere che è piana, ma affermi che se ti trovi da una parte di quest'isola dici che l'isola curva? Se l'orizzonte fosse curvo, allora un aereo a migliaia di metri sopra il livello del mare dovrebbe apparirti come sopra l'orizzonte mentre arriva dalla curvatura.
ma gli aerei sull'orizzonte volano a livello con l'oceano, sono alti nel cielo e mantengono sempre la stessa angolazione con più si avvicinano a te. Dalla tua prospettiva le mongolfiere sono sempre perfettamente verticali, non importa quanto sono lontane da te. E si alzano sempre perfettamente in verticale, e non importa quanto sono lontane da te. Se la Terra fosse curva, dalla tua prospettiva le mongolfiere avrebbero angolazioni differenti ed ancora maggiori con più vanno in alto e con più si muovono lontane da te. Questa è una panoramica dall'alto di una montagna. Ora osservate le nuvole lontane e vicine che mantengono lo stesso angolo in verticale. Questo significa che con più lontano riesci a vedere è al 100% piana. Il contrario è ciò che è vero. La trasformazione mentale della famiglia umana. Un processo deliberato di disumanizzazione. Da Adamo ed Eva al pianeta delle scimmie. I veri dominatori di questo sistema vi sbattono in faccia questa cosa, vi deridono e continuate ancora a non vedere. Intrattenimento per la sottomissione. Dal ridicolo totale impossibile sbarco sulla Luna. Sì, noi possiamo. Il perfetto inganno. Perché una volta che la tua trasformazione in scimmia è completata, tutto ciò che ti rimane è attaccare quelli che sono ancora umani. Sembra piana perché è piana.